e tragedia. Gabriele Dalla Villa, 27 anni, di Lendinara, ha perso la vita in un tremendo incidente avvenuto nella serata di mercoledì 23 febbraio sulla strada regionale Abadia, poco dopo l'Emporio Borsari, procedendo verso Lendinara. Uno schianto che ha coinvolto 3 auto e ha portato quella del giovane a finire contro la spalletta del ponticello sul canale. La vettura è rimasta semidistrutta ed è stato impossibile salvare il ragazzo, morto sul colpo. In fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente, ci sarebbero anche testimoni oculari. Allarme incidente, feriti e paura. Le ultime 24 ore sono state caratterizzate da vari incidenti. Oltre a quello mortale di Badia, un altro poco prima, sempre a Badia, aveva paralizzato Riviera Balzan, provocando la distruzione di una vettura e di un camper. Ci sono stati feriti. A Villadose, invece, all'alba, altro schianto, in via 25 aprile, con una persona finita all'ospedale. Plateatici gratis, l'appello, una vera e propria levata di scudi per domandare che, anche una volta terminato lo stato di emergenza, venga prorogata la gratuità dei plateatici e dei Deor. L'appello, lanciato da Confesercenti, trova sponda da parte del PD. Gestori e titolari dei locali chiedono respiro, schiacciati anche dal caro bollette. Sostegno al territorio, la Fondazione Azimut ha presentato gli aiuti concreti attuati per l'anno 2022 nel territorio polesano, sostenendo diversi progetti come il Centro Aiuto alla Vita, Compitiamo Insieme, Uguali Diversamente, Comete. Le collaborazioni sono state rese possibili grazie alla mediazione con la parrocchia di San Bortolo, in particolare nella persona di Don Andrea Varliero. Carnevale con Domenica Ecologica. In comune è stata presentata la quinta Domenica Ecologica unita al Carnevale in città. Si terrà domenica 27. Ci saranno attività di animazione della Domenica di Carnevale, durante la quale ci saranno tanti eventi ad orari ciclici con trucca bimbi, animatori, bolle di sapone, maschere goldoniane e tanto altro. Il futuro dello sport. Gli sportelli del CONI Veneto implementano professionisti per sostenere amministrazioni comunali e associazioni sportive. Il progetto Sport for Sport ha come obiettivo quello di aiutare il sistema e tutti i suoi componenti ad affrontare e risolvere le problematiche che riguardano le società sportive, che con l'attuale pandemia si sono sicuramente aggravate.